vinto il clown d'oro al Festival di Monte Carlo dal Principe Re. Ruggisce? No, non è una foca, è un leone marino. È l'unica al mondo che esegue questi esercizi. E sembra umana, guarda, è umana. Guarda, è di una simpatia incredibile. Infatti ha vinto quel premio a Monte Carlo, che praticamente è l'Oscar del circo. Era 45 numeri, ha vinto lui, con questo leone marino. Ma anche l'Italia ha vinto una volta. Sì, ha vinto mio cognato con il numero delle tigri, Massimiliano Nones, che attualmente lavora nel mio circo in Jugoslavia. Ma guarda cosa fa. È una cosa eccezionale, guarda. A vincere il clown d'oro a Monte Carlo è molto molto difficile. È quasi come l'Oscar in America per le attrici. È spiritoso. E questo leone marino l'ha vinto. Vedi che le dà il pesciolino prima di fare ogni esercizio? Perché gli animali vengono ammaestrati sempre dandoci un piccolo dono, mai picchiandoli come certi dicono. Questo è poi è innamorato, non è un domatore, è un suo collega. Sì, c'è un rapporto tra loro incredibile. Lui è svizzero, Lui è bravissimo. Si è di origine svizzera, sì. Mi diceva americano, di origine svizzera. È di origine svizzera ed è l'unico al mondo che eseguisse, che esegue, diciamo, con una foca questi esercizi. Chiama gli applausi. È troppo brava. Consumata. Artista. Troppo brava. Ai! È una rispettosa, Però le foche sono rispettose, perché io a Napoli feci un numero di foche e mi facevano un sacco di dispetti. Fa anche la verticale, hai visto? Ma poi se si irrita diventa pericoloso, perché sì. Mi ha detto pesa quasi 300 kg. Sì, è un animale che devo sempre trattarlo con i guanti, come si dice. Giustamente. E poi è al collo forte in una maniera incredibile, perché io non ho mai visto una foca, diciamo, o un leone marino tenere un uomo su in verticale. Io penso che sia stato questo a farle vincere il clown d'oro. Vediamo allora. Guarda, Okay. che carino, si vergogna. È molto spiritoso. Simpaticissimo. Pensa che lui è riuscito a portare gli animali al Lido di Parigi e in tutti i locali di Las Vegas dove di animali non ne vogliono sentire parlare. Sai, i locali di lusso? Sì, sì. Lui è riuscito con questo numero a portare gli animali in questi locali. È veramente fuori dal comune. È fuori dal comune, sì. Che simpatia, è veramente una cosa eccezionale. C'è un rapporto affettivo fra di loro, vedi che non sembrano, non so, un animale o una persona, sembrano due persone. Ah, che carino. Balla anche, guarda.
detto? Quello che ti avevo detto prima? La verticale è un braccio, eccezionale. Guarda qua, è fantastico. Bravo, bravo. Bravissimo. È veramente eccezionale, bravo, bravo. Adolf Robbie Gasser.